Oggi una ricetta con uno dei protagonisti dell'orto. Con le zucchine prepareremo un tortino sofficissimo. E visto che l'estate è un trionfo di colore, realizzeremo questo tortino in due colori, verde e rosso. Ricetta da non perdere con risultato garantito. Ho stuzzicato la vostra curiosità? Mi sono portata avanti. Ho lavato 500 g di zucchine, le ho spuntate, grattugiate con una grattugia a fori larghi e poi lasciate sgocciolare insieme al sale una manciata di sale, non importa la quantità, circa un cucchiaio, ecco, per togliere il liquido di vegetazione. Ecco qui. Altrimenti poi il tortino risulterebbe troppo umido all'interno. Adesso laviamo le zucchine per togliere il sale in eccesso. Le ho lasciate sgocciolare circa 2 ore. Le strizziamo così per togliere l'acqua in eccesso. A questo punto preleviamo circa metà delle zucchine e le sistemiamo all'interno della farina, metà farina rispetto al totale, quindi in tutto utilizzeremo 300 g di farina. All'interno di questa ciotola ce ne sono 150, però in lavagnetta trovate tutti gli ingredienti ben specificati, perché dobbiamo realizzare due impasti, uno verde con solo zucchine e latte e uno rosso a base di pomodoro. Ma andiamo per gradi. A questo punto uniamo metà sale. Sono 3 grammi per questo impasto, ok? Aromatizziamo con un po' di origano, un po' di basilico, pepe, tutto il latte, 150 ml e 3 cucchiai di olio extravergine. Mescoliamo. Ho sgusciato 2 uova, diviso i tuorli dagli albumi. Adesso in questo impasto mettiamo solo un tuorlo. Mescoliamo ancora. Uniamo anche mezza bustina di lievito per torte salate. Il pepe. Mescoliamo. Dedichiamoci al secondo impasto, quello rosso, sempre 150 g di farina all'interno di una ciotola. Mettiamo le zucchine avanzate, anche in questo caso 3 cucchiai di olio, sale, pepe, origano, basilico. Un uovo, o meglio un tuorlo, 150 g di passata di pomodoro e amalgamiamo. Uniamo anche l'altra bustina di lievito istantaneo e mescoliamo. Una volta ottenuto questo impasto, ci dedichiamo alla montatura degli albumi. Abbiamo così montato gli albumi, ne preleviamo circa metà e la mettiamo nell'impasto verde, diciamo, e l'altra metà nell'impasto rosso. Amalgamiamo lentamente. Distribuiamo ora il composto, o meglio i due composti a cucchiaiate, alternando i colori all'interno di uno stampo foderato con carta da forno, diametro 24 cm, vi consiglio. Vi è in forno a 160 gradi per circa un'ora, vi consiglio funzione ventilato. Al termine spegnete il forno, la togliete dallo stampo e la lasciate raffreddare in forno piano piano. Questa tortina è una via di mezzo tra la torta salata classica e una focaccia rustica. Scopriamone l'interno, vi consiglio sempre di tagliarlo quando il tortino è freddo, in modo che le fette rimangano belle compatte. Ecco qua l'interno, vedete che carino con tutti questi colori. Il sapore, beh, quello dell'estate, dovete assolutamente provarlo, ragazzi, perché è molto molto buono e particolare, diverso dalle classiche torte salate. Potete degustarlo sia caldo che freddo, in accompagnamento a salsine di ogni tipo. Un esempio, provatelo con la salsa tzatziki, una vera delizia. Ciao!